prezzo di 5-6 euro di calciomercato. Infatti raga, oggi inizieremo la serie del calciomercato. Lasciate tantissimi mi piace per questa serie. Ragazzi, noi apriamo il mercato e iniziamo subito con De Ligt, come sappiamo il difensore olandese dell'Ajax, che sta trattando, raga, ma la Juventus lo vorrebbe per in estate, a giugno, così per comprare un difensore. Come sappiamo, i difensori che ha la Juve sono Bonucci e Chiellini. Bonucci, come sappiamo, quando è tornato alla Juventus, i tifosi milanisti lo stanno criticando di brutto, e quindi la Juventus vuole trovare un difensore molto adatto, quindi spuntato ieri De Ligt. Il difensore olandese non sarà, ecco, il difensore olandese non è, ha detto anche al Barcellona che, come sappiamo, non vuole una cifra superiore a De Jong, che sarà andato da Barcellona, una cifra oltre 80 milioni, e lui non sembra intenzionato a lasciare l'Ajax. Però lui ha voluto tantissimi soldi per lasciare il club lanciero e la Juventus farà di tutto in estate per averlo. Quindi De Ligt, quindi ragazzi, come sappiamo, il 1 agosto c'era il Barcellona e la Juventus. De Ligt al Barcellona, come non voleva andare, non voleva raggiungere il suo compagno Frankie de Jong, che tra l'anno prossimo dovrà lasciare il club lanciero, che trasferirsi in Catalogna, a Barcellona. Quindi ragazzi, lui non vuole raggiungere il suo compagno compagno di squadra, ma vuole, forse o resterà probabile a 20%, ma per adesso resterà l'Ajax, e forse in estate ci proverà la Juventus a prenderselo, ci proverà, oppure andrà in un'altra squadra, ma cosa più. Quindi, come abbiamo detto, De Jong, loro vogliono prendere strade diverse. De Jong va al Barça e lui forse resterà o all'Ajax oppure prenderà un'altra strada diversa rispetto a De Jong. Quindi raga, che ti è dato è tutto, noi ci interromperemo qui, noi ci vediamo con un'altra notizietta di mercato. Quindi dato che è tutto, fatemi sapere se volete un'unica voce di mercato, volete una serie di calcio mercato.